Giovani guerrieri, a voi affido la salvaguardia della dea Atena. Per la prima volta nella storia, i famosi Saint Seiya, ovvero i Cavalieri dello Zodiaco, sbarcano sul grande schermo. L'occasione è quella di un duplice anniversario, ovvero i 30 anni passati dall'uscita originale della serie e i 40 di attività di Masami Kurumada. Questa nuova versione dei Cavalieri attinge a piene mani dalla serie classica ed altri spin-off come Saint Seiya Omega, ma offre una visione differente e molto particolare di questo universo. Sebbene la storia sia quella conosciuta da tutti, ovvero la corsa alle 12 case, a cambiare sono i contenuti e le caratteristiche degli interpreti di questa grande avventura. La prima differenza rispetto al passato la si nota soprattutto nella rappresentazione che è stata scelta per il design delle armature e dei personaggi, ma anche di un universo che perde le tipiche caratteristiche elleniche a favore di un fantasy più generico. Avremo un Pegasus più simpatico e avvezzo alla battuta, ma che nel momento della battaglia torna quello determinato e incline al sacrificio che abbiamo imparato a conoscere in tempi passati. La stessa Lady Isabel qui viene rappresentata come un personaggio che ancora non ha ben chiaro il suo ruolo, risultando meno distaccata e aulica rispetto a come siamo abituati a conoscerla. A far storcere maggiormente il naso ai grandi fan dell'originale sono state probabilmente le scelte fatte con Phoenix e soprattutto Scorpio. Il primo gode di pochissimi minutaggi sul grande schermo, il secondo è invece stato trasformato in una donna. Fortunatamente non ci è parso che il personaggio ne abbia risentito più di tanto. Se proprio vogliamo parlare di gravi difetti, potremmo citare la scelta di non approfondire in maniera sufficiente il carattere dei protagonisti. L'azzardo di offrire al pubblico una nuova versione dei Cavalieri dello Zodiaco deve essere supportata da una serie di dialoghi che riescano a spiegare quella che è la loro psicologia e il loro carattere. Qui invece, oltre ad avere dialoghi sicuramente meno profondi di quelli letti nel fumetto, si punta quasi tutto sull'azione e sui combattimenti che si susseguono in maniera incessante per tutta la durata del film. Un possibile seguito, se ci sarà, potrà mettere una toppa a mancanze fastidiose. Discutibile anche la scelta di togliere spazio a diversi cavalieri dall'armatura dorata, che nella serie originale avevano un ruolo importante, soprattutto per far risaltare il carattere di alcuni cavalieri di bronzo come Andromeda. È chiaro che voler raccogliere 70 puntate dell'anime in 90 minuti di film ha portato a dei tagli e dei sacrifici sicuramente dolorosi. Chiudiamo parlando della CGI, che pur non toccando vette d'eccellenza, risulta comunque gradevole e funzionale. Ottima anche la scelta di utilizzare nella versione italiana le stesse voci del cartone originale, che risultano ancora perfettamente aderenti ai personaggi nonostante gli anni passati. Insomma, prendendo i Cavalieri dello Zodiaco, la leggenda del Grande Tempio per quello che è, ovvero un reboot, il risultato a suo modo funziona, intrattenendo e offrendo una visione differente dell'iconografia classica dei Cavalieri. Questa scelta però non riuscirà a convincere molti fan, la sufficienza è comunque raggiunta. Venite a trovarci sulle pagine di Gamesurf.it per dirci cosa ne pensate. Fulmine di Pegasus!